Ciao a tutti, benvenuti, grazie. No, perché il magnifico rettore hanno sfidato, mi hanno detto no, c'è la sessione, devono studiare, gli esami, forse non verrà tanta gente, infatti effettivamente sono è un master, direi. Dario Brunoni, vuole del tè? Sì, facciamo questa pantomima che lei pensa. È tè finto, tra l'altro. Notate anche la tazza, no? Esatto. L'università. Tutto marketing. Tutto marketing, come Dario Brunoni ci insegna. Poi esatto, cosa, no? Perché Dario Brunoni in questi giorni è primo nelle classifiche di Radio DJ, terzo nelle classifiche, diciamo così, generali tra i dischi più venduti. Possiamo vedere, si presta anche da anche il lato migliore, sì. Vedo, l'università dell'Università di Siena, il tè dei cantautori. Che è stato tutto per scegliere qual era il lato migliore e far vedere il logo dell'università. Esatto. È fondamentale. Allora, dottor Brunoni, ritorniamo a Siena, a casa? Tutto bene, tutto bene. Questa sì. È la dovuta? Certo. Beh, sono molto contento anche perché, come dicevamo prima, lì nel camerino è stato, no, lo scorso incontro è stato non solo interessante perché appunto è stato uno degli incontri che poi mi ha fatto venire l'idea di fare questi incontri qua, perché questo è il primo di una serie di incontri che farò nelle varie università, e poi ovviamente per il legame con Siena, perché ormai lo sanno penso tutti che sono stato qua a Siena, che ho vissuto una parte importante della mia vita, per cui anche a livello sentimentale è bello. Riallacciandomi al titolo del disco, è un ritorno a casa. Anche questo è bello, che questo disco che è nato in casa lo sto presentando in tanti luoghi che per me rappresentano casa. No, abbiamo scelto con Dario tutta l'università e vorrei ricordarlo perché noi siamo, diciamo, se all'indomani dell'apertura e dell'inaugurazione dell'anno accademico, avevamo scelto anche l'Università di Camerino come data, poi purtroppo l'ulteriore scossa di terremoto più la grande nevicata ci hanno portato a dover annullare questa data che recupereremo. E proprio il sabato scorso abbiamo inaugurato l'anno accademico, come all'Università di Siena abbiamo qui invitato come segno di solidarietà il magnifico rettore dell'Università di Camerino, il professor Corradini. Ovviamente c'è una situazione piuttosto drammatica, però ti aspettano, questo sarà un impegno. Un disco questo che, diciamo così, voi l'avete ascoltato il disco di Brunoni? Sì. Ma è già stato un sì molto tiepido, perché non si c'è capito, ancora c'è una forma di pudore nel dire le bugie, no, l'ha detto con molta... Diciamo qual è il pezzo. No, è che abbiamo pagato dei figuranti, quindi sono io mi premuro sempre di fare questa operazione prima, ci sono persone che pago per dire bellissime le canzoni e per dire magro anche, di solito c'è uno che si alza magro, bellissimo magro, sì, assolutamente. E perché questo disco, diciamo così, io ho cercato tra ieri notte e stamattina una recensione negativa a questo disco di Dario Brunoni nel web. Ora non sono andato nei siti della Lega, no? Citi Salvini in maniera molto anche simpatica, però non ho trovato fino adesso recensioni negative. Ma ti volevo però la prima domanda, che è una domanda seria, che ho visto la presentazione a Milano, la Fontanelli c'era uno che lo intervistava seriamente, mi interessava anche io. Tutti si sforzano, e questa è anche una domanda generazionale, tutti appena esce un disco, che è il disco della maturità, e qui ci sono sonorità de gregoriane, e qui è così, e qui è così. A me questo disco piace molto, ho avuto la fortuna di sentirlo, insomma, appena Zanobini mi ha mandato il link, il manager Zanobini,
mi ha subito colpito. Però tra questa e nella domanda, no? Sempre sforzo di trovare De Gregoriano, ma è Gregoriano questo disco. Cioè, non si può ogni tanto, per forza bisogna noi in questa generazione essere chiamati a, per tutto rispetto a De Gregorio, a De André, ma questo disco è autentico di un cantautore che ha un suo stile. Non ti secca un po' questa sempre voler mettere... Ma secondo me secca più agli altri, cioè tipo a De Gregorio essere accostato a me, lo trovo anche una cosa corretta, potrei comprendere. No, è vero che quando... cioè siamo... ma questa secondo me è una cosa che si è sempre fatta, no? È la musica, soprattutto da un certo momento storico in poi, non ha più avuto, no, è sempre un reinventarsi che comunque necessariamente si rifà a quelli che possono essere gli ascolti passati. Morricone diceva che per lui il plagio non esisteva, perché comunque è normale che nella rielaborazione delle cose che fai ci sia il tuo background, è impossibile il contrario. È ovvio che personalmente, come tutti gli autori, gli artisti, i musicisti, come ci vogliamo definire, è importantissimo nel corso del tempo trovare una propria cifra personale, però è anche giusto ascoltare, no, se di rimando ti arriva spesso un certo tipo di annotazione, di sottolineatura, è importante anche farne tesoro. Per me questo disco, come dicevi tu, forse più che negli altri, c'è stato anche il tentativo di smarcarmi da alcuni riferimenti, dalle cose che mi piacciono, che amo, e quindi c'è stato un lavoro non solo sulla scrittura, sulla stesura dei brani, ma anche su focalizzarmi su quella che poteva essere la mia voce, la mia personalità e quello che volevo dire secondo il mio linguaggio. Quindi è indubbio che secondo me rimangono, ma per me e per tanti altri autori, i riferimenti, ed è anche giusto secondo me, perché è bello anche che con il tuo lavoro tu possa omaggiare e magari creare anche un legame, no? Perché magari chi non conosce delle cose parte da Brunori e poi pian piano può fare un percorso. Io l'ho fatto con tanti artisti che erano della mia generazione quando ero ragazzo, mi innamoravo di un gruppo, mi innamoravo di un cantante, di un cantautore, e poi, che era magari contemporaneo a me, e poi via via, grazie a quella cosa, ai riferimenti che venivano citati, scoprivo tutto un altro mondo, ma questo non sminuiva uno, anzi mi arricchiva. Quindi sono molto felice. Non so cosa ho detto, ma l'ho detto bene. La faccio sempre. Certo, no, perché so che faccio un delirio di zucchero a pelo e poi esco un foto in cui... Poi produce mango. Esatto. Ma è un disco dove l'elemento... Io ho cercato di guardare qual era la parola più citata all'interno del testo delle canzoni, un esercizio assurdo... Sì, ossessivo compulsivo. Esatto. Non ci sono... Ma per le pillole niente, purtroppo... Te l'avevo detto, il dottore ha parlato chiaro. Però alla fine non sono riuscito a individuare bene la parola, però forse la sensazione sì. Un disco sulla paura o sulle paure, di paure, paura, ne parli sempre in queste canzoni, quasi tutte a due voci, in qualche modo vai anche a stereotipizzare forse delle paure che molte volte proiettiamo sugli altri, forse sono nostre. Ma sicuramente in questo disco sono partito innanzitutto dalle mie paure personali. Io in questo album cerco di manifestarmi per quanto possibile, di descrivermi con grande onestà, e nell'onestà c'era anche il fatto di dire che anzitutto sono io che sono spesso poco coraggioso, sono stato spesso poco coraggioso, sia perché tendenzialmente sono uno che si dipinge la realtà in modo diverso, quindi cerco comunque proprio... è la mia tendenza ad avere uno sguardo sulle cose che evita le situazioni dolorose, per cui in questo disco invece ho cercato di superare questo mio, quello che trovo un limite, no? Che magari è proprio un limite della nostra epoca, un'epoca in cui c'è una fortissima rimozione delle situazioni dolorose, oppure una spettacolarizzazione del dolore che in realtà è un altro modo per rimuoverlo, no? Quindi è un altro modo per non affrontarlo. Invece in questo disco mi sono sforzato molto sia appunto di affrontare alcune piccole grandi paure personali, ma soprattutto di trovare il denominatore comune
con le paure degli altri e anche cercare di guardare alle persone, ad un'umanità che tendenzialmente io tendo ad etichettare come altro da me, no? Quindi un'umanità che mi spaventa perché mi sembra diversa da me. Invece in questo disco ho cercato di comprenderla e nel tentativo di comprenderla, cioè di vederci più chiaro, mi sono accorto che probabilmente ciò che univa me e le persone che io definivo altro da me era proprio la paura, cioè che queste persone, per quanto manifestassero una certa violenza verbale o nei modi o un certo, diciamo, per essere sintetici, un certo declino di quello che io penso debba essere l'essere umano, però in realtà sono persone spaventate come me. Quindi ho cercato di non solo di guardare fuori, ma anche di cercare, se possibile, l'ho detto in altri contesti, facendo uno sforzo gabberiano, di guardare al mostro in me e non al mostro in sé. Quindi era questa un po' l'idea che ha guidato tutto il disco. Quindi queste canzoni per esorcizzare e in qualche modo anche ben fermare i vari mostri che, e di tutti questi mostri qual è quello che ti fa più paura? Beh, questa è una domanda complessa. Penso che nel disco emergano tanti elementi che possono essere collegati. Da una parte proprio forse alla paura proprio della fine, che penso che sia poi la paura delle paure, no? Non lo dico per primo io, quindi è scontato che sia così, però a volte è importante anche ribadire ciò che è scontato, quindi comunque emerge, soprattutto nella prima parte dell'album, questa, no, questa tensione per il cambiamento, questa tensione per ciò che dovrà finire, quindi questo attaccamento fortissimo a quelle cose a cui, appunto, come dico nella prima canzone del disco, a cui uno non vuole rinunciare anche quando ormai non ci crede più. Quindi forse la più grande paura per me è proprio quella di attaccarmi troppo a delle cose, non considerare i cambiamenti necessari nella vita e quindi alla fine, citando un altro autore, vivere o morire, quindi cioè in realtà vivere però non vivere, perché se non accetti il cambiamento, il fatto che la vita è fatta necessariamente di un cambiamento, quella cosa ti riduce, no, ad essere un fiore di plastica su un tavolo. Quindi canzoni poco intelligenti, ma canzoni contro le paure. Sì, poco intelligenti in realtà è quella canzone lì, brava, studiata, cioè se l'è seguita, le sa meglio di me le canzoni, anzi se mi scordo qualche parola suggerisci veramente. Lì in quel pezzo c'era l'intenzione proprio di attaccarmi, cioè di auto-attaccare quella parte di me che un po', come dicevo prima, tende a deludere. E anche una sorta di responsabilità che secondo me un autore deve avere quando scrive. Non perché comunque un autore debba scrivere sempre canzoni pensose o pensanti o che debbano fare riflettere, però mi ero in quel periodo lì adagiato un po' su un'idea di canzone che appunto rappresentasse un mio mondo forse inesistente o comunque un mondo che non guardava al mondo reale, quindi ho cercato di attaccare quella parte intelligente che in me, che con intelligenza dice non ti occupare di certe cose, ne parlano tutti, è scontato, puoi scivolare, può essere banale, può essere retorico, sei più brillante se sei sempre ironico, se fai sempre una battuta, se ti occupi di descrivere situazioni romantiche, sentimentali, è meglio così. Attaccavo quella mia parte che spesso ravviso anche in tante persone che frequento, che amo, che conosco, ma che magari appunto così facendo si mettono un po', no, in una campana di vetro che io ho voluto raffigurare nella casa, cioè in quel posto in cui sì, tutto va bene perché comunque è tutto comodo, ci conosciamo, ce la cantiamo e ce la suoniamo un po' fra di noi. E quindi visto che ce la cantiamo e ce la suoniamo fra di noi, mi sembra che siamo fra pochi intimi. Ce la possiamo suonare, ce la possiamo suonare. Bene, vai. Evidentemente studiate molto, molto più di quanto facessi io.
Vorrei anche ricordarvi che avete, oltre ovviamente ai dispositivi, avete anche un dispositivo HD, proprio che è stato installato nel vostro corpo sin dalla nascita, però sono, io di solito faccio questa battuta, la gente subito di raggiungere il mio con grande vergogna. Però in realtà, siccome questo è un disco che parla di attriti, c'è una parte di me che invece vuole essere ripresa, così se no poi io su internet non c'è niente. Fate un po' come volete, secondo la vostra coscienza, ma senza esagerare. Soprattutto non puntate su altre cose, cioè mentre stiamo suonando, non li prendete, visto che lui stava già scrivendo, stavo zappando. Così non tanto, no, che parla, ma tanto meglio questa della lezione. Va bene. Ah, non esco nel frattempo? Io mi sento, voi non mi sentite, no? Perché sì, sì. Possiamo stare qui un'ora, un'ora e mezza. Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni buone per andarci una domenica domani, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, sono canzoni come me, ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da tagliare, di rinviare, canzoni tanto per cantare. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di altro da parlare, che se ti guardi intorno non c'è molto da cantare, solamente da te stessa che è difficile toccare. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo rumore, in tutto questo rumore, io canto solo per me. Sentite? Ok, grazie. Sì, bravi, bravi. Sì, bravi.
giro dicendovi di avervi portato fortuna, perché quanto, 3 anni fa forse eravamo qui e a chiacchierare con gli studenti, se non sbaglio c'era anche una foto prima, come avete visto l'aula era ancora piena anche quel giorno lì. Non so quanti di voi c'erano 3 anni fa e ci sono anche oggi, spero poco. Ma i miei di solito sono fuori corso. Hanno preso dalla superazione della canzone e si tardare con tasso alcolemico elevato, che mi spazio per lo studio di solito. Dario è stato qua 3 anni fa, poi ha fatto un grande concerto in Piazza del Campo, anche questo 2 anni fa, 3 anni fa, settembre del 14, a chiusura della notte dei ricercatori, poi un altro intervento nella rassegna Rinnovate Rinnovati dell'inverno successivo. Insomma, ormai c'è questo legame, voi sapete già un po' la storia di Dario, è stato un nostro laureato, addirittura 3 anni fa c'era un altro rettore con cui aveva dato l'esame. Gloriosamente, non diciamo il voto. E se vuoi, però, se vuoi coprire il gap, adesso ti devi iscrivere a Scienze Biologiche, il corso di laurea lo insegno io. Dovremmo farlo, come minimo. Anche e fare l'esame almeno nell'arco del... Almeno prendere l'arco 19, diciamo, anche con te. Così almeno ho coperto il rettore, ma andato 19. Ma era 18 in aziendale? No, era 19. Ci ho tenuto quel punticino in più. Ma poi siamo andati a ricercarlo negli archivi, Esatto. No, a noi fa molto piacere che Dario sia qui oggi e devo dire, prima Fiorino citava il fatto che in questa aula, nell'aula magna della nostra università, che il cuore del nostro Ateneo, soltanto 2 giorni fa si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico, una cerimonia molto diversa da quella di oggi. Lì c'era l'arcivescovo, lì c'era il sindaco, lì c'era seduto il prefetto e adesso invece quest'aula... Non mi sembra una somigliata. Adesso invece quest'aula è piena di studenti, non so quanti di voi, alzate la mano chi era presente anche alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico. Due. No, però è un modo per utilizzare quest'aula non soltanto per le cerimonie solenni, tradizionali, ma anche per occasioni come questa in cui possiamo riflettere, possiamo parlare di musica, possiamo parlare di arte, possiamo parlare di cose che molto probabilmente interessano molto di più agli studenti. E Dario ci ha dato questa possibilità, noi lo ringraziamo e diciamo per ringraziarlo cerchiamo di portargli più fortuna possibile. E credo che il suo contatto all'Università di Siena, vista la sua carriera degli ultimi anni, sia stato veramente un modo per accrescere certamente la sua carriera, perché credo sia davanti agli occhi di tutti quanto Dario si è cresciuto. Devo confessare che 4 anni fa, quando Fiorino disse inviteremo questo cantante, Dario Bonomori, a fare un incontro di studenti, io oggettivamente dissi e chi è? La domanda fu solo perché non avevo fatto l'esame ero però poi c'era esattamente lo stesso numero di persone che erano a Magna e quindi capì che forse ero io che mi ero perso qualche cosa negli anni precedenti. Ma non credo, c'eri nel giusto all'epoca, io te lo dico, non ti pare convincere dai numeri anche tu. Allora, niente, noi siamo molto felici che Dario sia oggi, abbia scelto Siena per iniziare a promuovere il suo nuovo disco e ci sarebbe molte domande che potrei fargli, ovviamente tutte legate alla sua carriera di studente di Siena, al fatto che fosse rappresentativo di un tipo di studenti che voi conoscete bene, cioè studenti che magari fanno 500-600 km di distanza per venire a studiare a Siena, e vi assicuro una cosa di cui noi andiamo sempre molto orgogliosi e chi mi conosce sa che lo racconto sempre a tutti quando parlo, con grande orgoglio, la sua carriera, ma poi è tornato al paese perché questo disco chiaramente
parla della sua casa, parla del suo paese. Ci sarebbero molte domande, la domanda che ti faccio invece è: come mai un cantante a un certo punto dice, ma lo sai, scrivo un altro disco, perché ha finito i soldi del disco precedente, oppure perché ha veramente tante cose da dire, oppure perché a un certo punto gli viene la folgorazione e dice, ci sono questi due o tre argomenti che andrebbero sviluppati in un nuovo disco? Beh, sicuramente non ho mai negato il mio legame con il lucro, e forse questo aver studiato economia. Prima c'era il professor Corbese che ha avuto la colpa di farmi laureare, e quindi quantomeno già con l'idea di fare una SAS, no? L'unica cosa forse che ho utilizzato della laurea è stata in realtà devo dire che l'idea di scrivere un disco secondo me non è mai un'idea che ti viene in un momento preciso. Sicuramente ci sono una serie di motivi che hanno a che fare con un'urgenza, e indubbiamente in questo disco per me è un disco di cui sentivo la necessità. Quindi è ovvio che via via che passano gli anni e che quello che fai diventa un mestiere, c'è la componente di mestiere, però forse mai come in questo disco ho cercato di sfuggire alla tentazione di scrivere un disco di mestiere, per cui mi sono preso un tempo che per la discografia attuale, perché comunque sono passati 3 anni dall'altro disco, un disco precedente, il che nel mondo di oggi è una follia, perché comunque c'è una velocità, una rapidità tale per cui ad un artista conviene essere sempre presente per non essere dimenticato, ma non mi interessava più che altro fare un disco che per me fosse innanzitutto importante, dire delle cose e dire ok, farò il disco e uscirà quando sarò contento completamente di quello che sto facendo e quando rappresenterò quello che volevo dire. Quindi la mia intenzione è, e penso rimarrà sempre, quella di fare dischi, magari meno dischi, ma per me più importanti, per cui non c'è un'idea, non c'è un momento preciso, ma quando arriva lo capisci dal fatto che arrivano 2 o 3 canzoni che ti fanno dire ok, è iniziato. Poi è un processo che non puoi razionalizzare più di tanto, per quanto devo dire che la mia formazione di universitaria mi è servita, perché io sono un maniaco della programmazione degli Excel, in particolar modo sono un maniaco di Excel, quindi ci sono dei fogli che non pubblicherò mai per non togliere la poesia di quello che faccio, in cui avevo proprio scandito tutti i tempi, addirittura c'è un foglio dove ci sono le canzoni, ci sono i singoli musicisti su una colonna, alcune formule tipo uguale, sommatoria, dove metto anche tipo che so, strofa, ritornello, cosa suona ognuno, per tenerli sotto controllo, perché è giusto dal buon proprietario dell'azienda controllarli. E devo dire che il risultato è stato anche buono, perché è bello vedere anche come musicisti che io non pago, non pagherò mai, comunque sono rimasti soddisfatti del risultato finale. No, neanche quello, insoddisfazioni, pacche sulle spalle. Quindi, sono giusto per prepararmi al mondo del lavoro. Non sono valutate le pacche sulle spalle, perché a volte non avevo neanche quello. Io avrei qualche altra domanda, però sostanzialmente l'abbiamo fatta anche per sentire un po' la vostra voce. Chi è che vuole fare una domanda a Brunori? C'è nessuno che rompe il ghiaccio, qualche uomo o donna? Questo è un momento tragico, perché nessuno vuole essere il primo, però non vi preoccupate. Sindaco, prefetto, arcivescovo. Nessuno vuole rompere il ghiaccio, devo continuare io? Ecco, lo studente fuori sede, fuori corso. Fuori corso e fuori sede. E fuori contesto, a proposito di rosso, lui è magro, quindi lo voglio usare. La domanda che faccio è la malinconia dei tuoi dischi. La malinconia
sono l'ho ereditata da, sicuramente dal ramo materno, da mia madre, dalla famiglia di mia madre, che sono sempre stati dei manico. Mia madre vive molto nel, ha sempre vissuto in realtà in un passato che lei molto spesso trasfigura e idealizza, però è anche una cosa necessaria, perché spesso ci combatto, e questo disco ci ho combattuto molto, cioè ho cercato di non cadere mai nel, no, nella tentazione di guardarmi indietro. Mi sono convinto che se ti guardi sempre indietro poi quando vorrei inciampi, quindi non volevo inciampare, però a volte è anche necessario, trovo anche importante, no, preservare qualcosa del passato, a meno che non diventi una trappola, ecco. A piccole dosi mi piace essere malinconico, perché viviamo in un'epoca in cui spesso si perde memoria, in cui viviamo un eterno presente, in cui si mescolano tante cose, per cui mi fa anche piacere in questo disco, forse la malinconia è stata trasposta in uno sguardo alle cose che penso appartenga più ai miei nonni che non a me. Quando ho giudicato delle cose ho cercato di trasferire, forse ecco, il disco rappresenta proprio, l'ho detto anche in altri contesti, un attrito fra quella parte di me che rivolge lo sguardo indietro e un'altra parte di me che invece vuole affrontare non solo il presente ma quello che verrà. Tra l'altro hai citato tua mamma, Mammarella Sass, seguitela su Facebook perché è vero, meno gente di noi. È una eccezionale capacità, cioè dovrei inviarla come social media manager. No, è assolutamente molto meglio di me. Io... E poi mi telefono. Mi chiama e fa, hai visto quanti like ho pigliato con te? Cioè, ma perché? Poi mi fa, voglio dire, perché questo è bello, è un aneddoto curioso ma reale, che lei non accetta le amicizie se non gliele confermo io. Cioè, questo lo conosci, questo, se no sono, non dà amicizie, che si spaventa, non si sa di cosa, ma ha paura di dare amicizie. Quindi lei è veramente un grande personaggio che spesso volentieri utilizzo strumentalmente, anche perché siamo una repubblica fondata sulla mamma, quindi funziona sempre. Quando fai un'intervista magari di 3 ore dove hai parlato di tutto, hai cercato di sviscerare il disco, poi magari parli di tua madre e il titolo è Brunoni, nel disco c'è anche la mamma, proprio nel titolo, no, ti prendete 5 secondi, quindi funziona sempre. Quindi, però io invece lo volevo utilizzare il gancio della mamma, perché in tutti i tuoi dischi un po' la figura femminile, le donne, però in questo affronti un tema piuttosto scomodo, no? In una canzone proprio di Pistola, che è quello sulle violenze, sulla violenza delle donne, un tema purtroppo atroce e drammatico nel nostro paese. E ti volevo un po' chiedere se hai sentito anche la difficoltà di confrontarti con un tema su cui era abbastanza facile scivolare, no, nella retorica. Sì, sì, è stato un pezzo che forse il testo è il testo che ho scritto proprio alla fine, proprio prima, poco prima di registrarlo l'ho finalizzato, c'era già un'idea. È stato molto difficoltoso, però è rientrato nell'intenzione di affrontare le mie paure, no? Quindi c'avevo paura di toccare determinati argomenti di attualità, perché come dicevi tu è molto facile scivolare o nella retorica o nell'equivoco, però mi sembrava anche giusto, volendo rappresentare con questo disco le cose che mi spaventano e che spaventano, che ci fosse un argomento che è così di stringente attualità. Poi soprattutto negli anni passati c'erano stati proprio dei momenti in cui a livello mediatico questa cosa era fortissima, quindi il disco è anche influenzato, no, dal fatto che stando a casa molto spesso ho guardato il mondo mediante la finestra che erano i social, che era la televisione, quindi inevitabilmente queste cose entrano dentro. Ho cercato, spero di esserci riuscito, di trattarlo con una certa delicatezza, seppur estremizzando il tutto, perché mi sono messo dalla parte del mostro, cercando di dargli voce con un meccanismo che mi è stato ispirato molto da una canzone di Sergio Endrigo che vi avrò letto, che è una canzone sul femminicidio ante litteram, che aveva questa grande capacità secondo me di trasferire il fatto di per sé, di lasciare all'ascoltatore uno spazio. Secondo me quando si trattano questi argomenti è molto importante che l'autore non sia ingombrante, ma che rappresenti per quanto è possibile una situazione
anche senza l'ambizione che quella situazione sia emblematica. Quindi è un po', c'è il tentativo con questo meccanismo di rifarmi alla tradizione della murder ballad americana, quindi, o comunque insomma le murder ballads di Nick Cave, che è un disco che ho adorato e che ho adorato proprio perché il suo linguaggio era privo di retorica e molto crudo. Penso che in quella rappresentazione ci sia il valore nel voler trattare queste cose più che nel dare la morale, che secondo me è abbastanza scontata e inutile. Invece, qualche aneddoto legato alle tue canzoni. Io mi ricordo il racconto che facesti per una delle canzoni del precedente disco riguardo all'aneddoto della, cos'era, la nonna o la zia che ammazzava il maiale. Sì, certo, quello c'è sempre, anche quello è un leitmotiv. Maiale, ma questa è una cosa tipica della Calabria, ce lo portiamo dentro. E questo disco ho cercato, no? Battiato parlava dell'animale che mi porto dentro, io mi porto un maiale, proprio specifico. In questo disco aneddoti di particolari, sicuramente il... Beh, forse l'aneddoto particolare non è molto divertente, però è emblematico di una cosa che nel disco mi interessava rappresentare. Cioè, c'è un brano del disco che si chiama L'Uomo Nero in cui io racconto un fatto che mi è veramente realmente accaduto. Cioè, sono salito sull'autobus sulla linea 90 a Milano, perché ho passato un periodo della mia vita l'anno scorso anche a Milano. Questa linea è una linea che segue tutta la circonvallazione, quindi è popolata da tipi umani diversi, e quindi a un certo momento è salito questo ragazzino arabo che ha aperto il Corano e ha cominciato a pregare a voce alta. Beh, io in quel momento mi sono proprio terrorizzato e c'era proprio una voce in me che ha detto: esci, scappa subito da quest'autobus, come sei, alzati e vai. Questa cosa mi ha creato un grandissimo attrito, perché da una parte c'è un'altra voce che diceva: non ti muovere da dove sei, non cedere anche tu ad una paura irrazionale e così stimolata e strumentalizzata oggi. Dall'altra però mi ha fatto interrogare sul fatto che molto spesso è importante che mettiamo a confronto i nostri principi, che funzionano perfettamente in linea teorica quando siamo a casa seduti sul nostro divano a giudicare i vari politici o le varie cose che leggiamo sui social, e invece quando poi si mettono nella realtà vera, nella vita reale, no? Ti creano un pochettino di sfasamento. Quindi è una cosa che racconto perché è finita in una canzone, ma penso sia anche un po' il tema centrale del disco, cioè trattare determinati argomenti, come dicevo prima, cercando anche però di comprendere quanto di quelle cose ti abitano in realtà e quindi affrontarle. Il titolo di questa canzone è bellissimo, L'Uomo Nero, tra l'altro te lo volevo chiedere, è un riferimento un po' all'infanzia o un riferimento un po' più politico? Perché la canzone è forse assoluto, cioè anche quella del tuo scorso disco su Pinochet, però questa è politica in una forma forse diversa, e non voglio dire politica in un termine anni 70, perché è filtrata da quello che è oggi un po' la politica, l'hai detto tu, guardando le social network, io ci ho visto tanti di quei post, tante di quelle frasi, però volevo capire se questo uomo nero era più un'assonanza, una reminiscenza infantile. Beh, comunque quando scegli un gancio, la canzone deve anche, secondo me, avere una funzione, no, deve avere dei ganci, anche quando tratti argomenti seri è importante che la forma canzone abbia, no? In questo disco, nella scrittura, spesso e volentieri, l'incipit è sempre reiterato, no? Questa dell'uomo nero ovviamente giocava su un triplice aspetto: l'uomo nero come l'uomo nero della paura, visto che il disco era sulla paura, l'uomo nero come connotazione politica, e anche l'uomo nero, paradossalmente, intendendo appunto la controparte, no? Quindi racchiudeva in essa un elemento triplice che dava, secondo me, dà all'ascoltatore una facilità. È importante anche, l'ho detto prima, che in un'epoca come quella odierna un autore che cerca di comunicare alle persone deve fare i conti col fatto che si trova di fronte ad un pubblico che non ha più la pazienza di una volta, quindi devi scrivere in un modo che rapidamente contenga quello che vuoi dire,
perché purtroppo viviamo in un'epoca in cui si scrolla velocemente e devi subito catturare le persone con quello che vuoi dire. La sfida è farlo senza dire, senza cadere nello scontato e nel banale, quindi la sfida reale è che ti devi confrontare con un mondo poco paziente, ma cercando di non banalizzare il messaggio, quello che ho cercato di fare. E penso di esserci riuscito perché sono uno dei migliori, sono il miglior autore a livello mondiale. Pensando in fondo a tutto bene,
grazie di cuore, grazie. C'è una voce in me che dice dai, sarebbe bello appunto, no, un po' per la mamma, per i parenti, no, che mi vedono in televisione, dico ah, c'è già di essere, cioè, che è una cosa che comunque, perché fa parte proprio del nostro DNA, no? Ci siamo cresciuti tutti, quindi da una parte invece sono, no, sono terrorizzato dall'idea. Ieri sono stato a quelli che è il calcio ed è un'esperienza che comunque veramente di, forse poi magari uno ci perde l'abitudine, io non sono abituato, per cui c'è una grande tensione, una velocità, per cui è tutto, no, sai che c'è quel momento, cioè, quindi non oso immaginare cosa possa essere Sanremo. Non mi piace l'idea della gara, cioè proprio della competizione, anche se poi è una competizione ovviamente con, insomma, con i suoi aspetti ovviamente giocosi, però lì è una competizione seria perché molti sgomitano per andarci e quindi ho paura di assorbire tutta una serie di tensioni che sinceramente proprio dico, una parte, c'è l'altra parte di me che è mio nonno che dice ma che età fa, proprio me lo dice in dialetto, ma che età fa, fatti il tuo che stai tranquillo, quindi vivo in questa cosa. E poi c'è da dire che non mi chiamano, quindi cosa ci posso fare, cioè perché sembra quasi che uno non ci voglia andare, ma se nessuno mi ha chiamato è anche difficile andarci se non c'è il, no, non c'è dall'altra parte l'intenzione. Però chiamano altri cantanti molto ascoltati da questa generazione, ho notato. Certo, certo. Vabbè, ma è uno spettacolo televisivo alla fine, dai, parliamoci chiaro, è uno spettacolo televisivo che serve per darti una visibilità, è uno spazio di promozione, non ha per con un discorso di percorso in cui uno dice arrivo lì, per me non esiste neanche, a dire la verità, un obiettivo di vorrei arrivare lì. Per me l'obiettivo è proprio fare le cose, cioè viversi l'esperienza che poi è anche vita. Quella lì è una botta di popolarità che è appunto una vetrina che ti può aprire a nuovi ambiti e sicuramente dal punto di vista del lucro può essere molto interessante. Mettiamola così. Come misuri l'obiettivo, se hai un obiettivo, con il tuo disco? Ma lo misuro in realtà, intendi dire... Cioè quando è che sei soddisfatto? Ah, cioè, sono soddisfatto di questo disco? Guarda, a parte queste rischio di diventare un po' tipo libro cuore, però, però devo dire la verità. C'è una parte di me che ovviamente non farei questo mestiere se non ci fosse una forma di vanità e comunque di desiderio, di attenzione, perché chi fa questo mestiere e cerca di portarlo avanti c'ha anche quella componente e ci deve fare i conti con la propria vanità e anche con la propria, no, col proprio desiderio di dire esisto perché gli altri mi confermano questa cosa e io ci faccio i conti quotidianamente. Però c'è anche tutta un'altra parte bellissima che è quella dell'incontro anche con le persone che secondo me devono rimanere un riferimento, nel senso che è ovvio che se l'ambizione più pura che uno ha nello scrivere è comunicare con gli altri in qualche modo, è bello quando questa cosa è bidirezionale, quindi è ovvio che non posso conoscere uno per uno le persone che mi seguono, però anche l'atmosfera che c'è negli incontri, nei concerti, mi restituisce, anche le persone che vengono solitamente
mi restituiscono l'idea che sto andando nella direzione giusta, cioè che sto aggregando una serie di persone in cui mi riconosco e che mi trasmettono qualcosa che dico ok, va bene, sono contento. Questi giri di Feltrinelli che abbiamo fatto prima di questo incontro è stato molto bello vedere persone innanzitutto proprio di età differenti che mi trasmettevano questa idea anche proprio di, non lo so, di un affetto, no? Come se uno ti conoscesse, c'era cioè proprio il desiderio di abbracciarmi sia fisicamente a volte ma anche proprio così con lo sguardo, e questo è il segno più importante. Poi è ovvio che c'è anche tutto il resto, sono un uomo pratico e quindi sono felice se mi passano in radio, sono felice se vendo dischi, sono felice, però se fosse solo quello probabilmente mi interesserebbe meno. Ma tu la canzone per Sanremo ce l'hai già pronta? Ce l'ho già pronta ed è una nuova perdere l'amore, diciamo. Io cioè, voglio, se vado a Sanremo devo fare proprio l'impennata, quella che parte e passa. Si aprono i violini, e la finestra va. Sì, il mio sogno è proprio che mi presento da solo, cioè che sono io il presentatore. A Sanremo vorrei fare io il presentatore che mi presenti e dico signore e signori, Brunori Sas, di Brunori Sas, canta Brunori Sas, dirige l'orchestra Brunori Sas. Questa etichetta che porti avanti, poi la tua insieme a Zanobini e Simona Marrazzo, che in prima fila non si fa vedere, ma è lì l'altra metà del pelo più italiana. Esatto, la Nancy Reagan è stata ridefinita, non so perché. E dicevo, da qualche modo produttore hai anche, diciamo, aperto la collaborazione. In questo album c'è una canzone che hai scritto o ti ha scritto di... Abbiamo scritto insieme. Perfetto, di Martino, su una poetessa. Racconta un po', perché è la canzone un po' più atipica di tutto il disco. Mi sembra un'apertura, sì, anche orchestrale. La pittrice, Soffrida Caro, anche... diciamo poetessa in senso lato sicuramente, anche perché ha scritto delle cose bellissime, oltre ad aver dipinto delle cose bellissime. Sì, ho deciso di scrivere anche qui, di superare un'altra mia, tra le mille, diciamo, paturnie, quella di scrivere una cosa su un personaggio che è indubbiamente molto di moda. Esatto, un po' abusato. Sì, è molto di moda, però mi sono fatto aiutare da Antonio Di Martino, che spero che voi conosciate, ci sono le conoscenze a guardare la scrittura, perché per me è uno dei migliori autori, ovviamente dopo di me, cioè se devo mettere... Antonio ha una grande capacità di scrittura innanzitutto, e poi ha una profondità di scrittura che non è consueta, e aveva in questo caso anche un'esperienza diretta, perché da poco è uscito un libro che lui ha scritto con Fabrizio Cammarata, un altro cantautore siciliano, si chiama Un mondo raro, che è un po' un romanzo sulla vita di Chavela Vargas, che è questa cantante non messicana ma adottata messicana, che è una cantante popolarissima in Messico, e Antonio con Fabrizio sono andati a fare proprio un viaggio, hanno deciso di fare un viaggio in Messico che è durato un paio di mesi, hanno suonato le sue canzoni traducendole in italiano, per cui è uscito anche un disco, con i musicisti di Chavela Vargas. E ovviamente, essendo stata Chavela Vargas non solo un'icona messicana come Frida Kahlo, ma anche amante di Frida Kahlo, loro hanno vissuto una serie di aneddoti, hanno sentito, hanno ascoltato una serie di aneddoti e sono andati nei luoghi che erano i luoghi proprio della vita di Frida Kahlo e Diego Rivera. Quindi il suo aiuto, il suo contributo è stato proprio quello. Gli ho detto tanto aiutami, perché sennò io ho scritto questa cosa, ho scritto questo pezzo alla chitarra che mi è finito invece per essere arrangiato con pianoforte e archi, però era un pezzo alla chitarra molto stile sudamericano,
E ho detto che ho scritto questa cosa per venire in mente di raccontare il momento in cui Diego Rivera tradisce Frida con sua sorella, quindi un momento tragico, nonostante loro fossero una coppia apertissima, però in quel momento lei non lo perdona, mi sembrava una storia tragica, e io nelle storie tragiche ci sguazzo proprio che è meraviglia. E allora ho detto, poi c'era anche questa carnalità, però ho detto Antonio aiutami a metterci più verità possibile, a non far sì che sia il pezzo di uno che ha avuto solo la suggestione da un quadro o da un documentario o da un libro, ma tu ci sei stato nei posti. Ed è venuta fuori questa combinazione, insomma un pezzo di cui vado molto fiero perché si stacca un po' dal resto del disco, no? Una sorta di pezzo che poteva viaggiare di per sé, però rientra un po' nel tuo gusto per le cose tradizionali, e quello penso che a Sanremo ci poteva andare. Sì, o una tarantella, dove tu sei esatto. Un po' una tarantella la dovrò fare, anche solo per fare il primo omaggio per bene, così almeno ce l'ho una cosa che. Una cosa per i fiaschettari, esatto. I fiaschettari mi hanno un po' abbandonato. Lo so, questo è io avevo questo pubblico che spesso coincideva, che era il fuorisede universitario, che era anche sandalato, cioè dotato di sandalo in qualsiasi stagione, e chi ti aspetta di vino. Però anche in teatro veniva, io così. Io sono trovato proprio. L'errore delle maschere, il sandalato. Sì, sì, no, le maschere proprio appena vedevano il mio pubblico dice, andavano subito dal direttore del teatro, ma che avete portato qui? Abbiamo creato anche questi siparietti, ci voleva, no? Anche il ritorno al teatro anche, no? Anche perché era diventato troppo borghese come. No, tra l'altro ora non voglio farti un complimento citando tutto all'inizio, però mi pare che se possiamo in qualche modo, io in questo disco ci vedo più l'eredità di Gaber, mi sembra che tu oggi sia il più gaberiano dei cantautori, e questo vuole essere un complimento anche perché la tournée in teatro che hai fatto, lo spettacolo che abbiamo visto qui rimane per me una delle cose più belle viste negli ultimi 5 anni, quindi dopo paghi la cena, esatto. Però allo stesso tempo è un disco molto più complesso sull'utilizzo della parola, hai detto, poi hai cambiato linguaggio, ti stai misurando, però ci sono anche, oltre alle citazioni, diciamo così, classiche, ti confronti con Bauman, la vita liquida, una citazione anche manzoniana, questa figura di Donna Voglio, ecco, questo pezzo è un pezzo originalissimo ma allo stesso tempo molto sagace. Se possiamo dire una cosa, come mai Donna Voglio? Mentre sempre l'uso Francoscocco, lo sarà perché. No, in realtà, vedi, quello è stato un altro di quei pezzi che ci ho pensato e ripensato, però è stato uno dei pezzi che è venuto all'inizio, perché spesso negli incontri, nelle interviste, palesavo questo mio donnabondismo, no? Che era un po' una convenzione, sì, un po' anche proprio perché fisicamente lo ricordavo. Ti ringrazio, perché quello magro è palesato. E poi perché avevo quest'idea di voler presentare alcune cose che sono tipicamente della mia terra, però ficcandomici dentro, no? Quindi anche in questo caso mi sembrava più utile, questo è un pezzo che traccia una serie di cose che sono di iperattualità, nel senso sono proprio quasi con uno sguardo da cronista, però ho cercato nella parte testuale, diciamo, che si può definire ritornello, tra quanto sia un pezzo con un ritornello strano, di ficcarmi dentro la situazione e di far emergere proprio questa naturale tendenza, che penso sia una tendenza umana, per cui non c'è da giudicarla in maniera così, no, pontificando, perché comunque ci appartiene, però anche in questo caso bisogna farci conto, e quindi forse questo disco è il mio tentativo anche di superare il donnabondio che è in me, cioè di guardarlo in faccia, di dire ok, ci sei anche tu nel, no? Io ho parlato spesso di questo condominio interiore che mi porto dentro, e quindi ci sei anche tu, però voglio dialogare un po' con te e ti voglio portare anche a uscire un po' dal tuo stesso personaggio, quindi l'intenzione del pezzo era quello. Poi è un pezzo molto
molto musicalmente, molto Tex-Mex, quasi western, e quindi mi piaceva questo sorta di Nduja western. Dopo lo spaghetti western c'era lo Nduja western, molto ambientato in terra calabra. Ma tu dici che lo possiamo sentire questo Don Abbondio? Guarda, ho il timore di dimenticarmi le parole perché non la sto facendo mai, e io purtroppo ho una memoria, vabbè, ci provo, ma tanto non ci ascolta nessuno. No, infatti potrebbe venire fuori una tragedia. Se riprendete, abbiate il buon cuore di non pubblicarla. Anche perché tu si chiama all'università tutto bene, quindi se si dimentica le parole poi è colpa mia, non era nella scaletta. Non era nella scaletta, grazie. Per il... Niente, grazie. Mettere in difficoltà, ma dobbiamo superare anche la paura di dimenticarci le parole. A volte pure è bello quando ci dimentichiamo le parole, non lo trovo una cosa. Si è alzato un tratto, tutto a posto? Ok, Mimmo, sei sempre con noi? Lo so che purtroppo chiacchierando la tecnica mi è ricapitato più volte che dei voci si siano andati durante il concerto, a riprova della grande merda che presentiamo. Strazio del mio mare violentato, nello stato delle cose che ormai è andato per scontato, nella farsa tragicomica di una tratta autostradale, nelle morti per errore, sopra un letto d'ospedale, donna abbonde nel silenzio, donna abbonde nell'assenza, donna abbonde al funerale, nella nostra coscienza, donna abbonde sono io, a faccia con la testa, a guardare le macerie, quel che resta, no. Stasera no, dalla ponte passa al forno la salsiccia di maiale, dalla ponte mio nipote lo dobbiamo sistemare, tra le sedie e le poltrone nel consiglio comunale, tra le mani che si allisciano il seggio elettorale, donna abbonde mio vecchino, nella schiena che si piega, donna abbonde mio alla fine a noi. Cazzo ce ne frega, non abbondo sono io, affacciato alla finestra, a guardare la macerie, a contare quel che resta, no. Stasera due, ben due. Ciao.
visto anche le foto del backstage, sì. E compare una cosa comune che è Diario di un viaggiatore, sì. Un libro scritto sulla nostra terra di Calabria, sì. Ti volevo chiedere quanto questo libro ha influenzato, comunque ha dato l'impronta a questo disco. APT di Calabria l'ha mandata qui come esatto. Esatto, per fare promozione. Promozione. Beh, ma io devo dire che me la cavo anche da solo. Sì, è un libro che ho incontrato più o meno un annetto e mezzo fa, si chiama Diario di un viaggio a piedi, lo dico per loro, è scritto da in realtà un illustratore umorista girovago inglese che si chiamava Edward Lear, il quale nel metà dell'Ottocento ha fatto un viaggio proprio in Calabria e lo descrive non solo a livello testuale ma anche proprio con dei disegni molto belli in questo libro. La descrizione che lui ne fa è una descrizione di una Calabria prima della Calabria che noi conosciamo, anche della mia stessa Calabria, quindi è molto interessante perché ci dice qualcosa di quello che era la Calabria prima dell'Unità d'Italia, prima del Risorgimento, e quindi molto bello perché proprio lì a cavallo di quella cosa mi ha influenzato nella misura in cui, essendo un libro che comunque ha a che fare con un'altra epoca, nella misura in cui da una parte no, mi ha fatto riconoscere una radice, quindi mi ha fatto capire meglio come eravamo, quindi è sempre bello capire da dove proviene, poi un certo tipo di atteggiamento tipicamente nostro, nel bene e nel male, perché il libro è anche abbastanza critico in alcuni passaggi rispetto alla realtà che gli si para davanti. Dall'altra è stato molto bello perché mi ha spinto a visitare l'Aspromonte, perché questo libro parla di un sentiero, di un percorso che faccio in Aspromonte, visto che l'Aspromonte nella mia testa era i sequestri di persona e tutto quello che la cronaca si portava dietro, e quindi nonostante ce l'avessi a due passi, in realtà non ero mai andato a visitarlo, non per quello, ma perché appunto a volte le cose che hai vicino non le vedi con lo stesso occhio di quelle cose che hai lontano, no? Quindi a un certo punto, forse anche simbolicamente, volendo scrivere questo disco sulla paura, mi sono detto andiamo in un luogo che io associo alla paura. E come capita molte volte, quando affronti una paura ti trovi di fronte una cosa diversa da come l'avevo immaginato, perché è vero che purtroppo ancora non è che alcune dinamiche siano scomparse, anzi tutt'altro, magari sono spostate di livello, però è anche vero che sono dei posti meravigliosi che proprio hanno preservato la loro natura selvaggia, e quindi per me è stato proprio una, no, come dire, ti si è aperto un mondo con lo stupore con cui guarda le cose e dice ma ce l'ho a due passi e non l'ho mai visto questo tesoro. In più in quel viaggio ho incontrato il paese di Rogudi Vecchio, che è un paese abbandonato, che è stato abbandonato come tanti altri paesi dell'Aspromonte negli anni 70, un po' perché si diceva che c'erano alluvioni che lo rendevano pericoloso, ma il paese adesso è ancora lì, sano e salvo, un po' perché volevano spostare le persone, no? C'è tutta una manovra che è stata fatta nel dopoguerra, anche in Calabria, per spostare le persone verso i punti economicamente più rilevanti, e mi sembrava bello, poi sicuramente è stato l'ispirazione per un pezzo che si chiama La vita liquida, in cui mi sono immaginato idealmente che da questo paese abbandonato fosse il mondo dei nostri nonni, il mondo che ormai non c'è quasi più, o di cui rimane una piccola traccia, e che la fiumara che univa questo paese al mare fosse poi il percorso che avevamo fatto noi di provincia, no? Persone di paese che si trovano ad affrontare la modernità partendo da quel paese, partendo dai nonni e trovandosi, insomma, come ho detto a un po' di battuta, a dover fare i conti con gli hashtag su Instagram. E tu sei una donna di buon gusto, lo vedo. Sì, facciamoci complimenti a vicenda. Autocelebrativo ormai oggi. Ah. Chi dietro il mondo di mio nonno diventa quello di mio figlio e io che galleggio sull'acqua destinato personalmente ai lavorari. Sì, non so cosa dire su questa frase. Ma io ringrazio il mio ghostwriter che è sempre molto bravo. Allora, se questo rapporto è cambiato, è stato influenzato dal
E soprattutto non è calabrese. Beh, è un rapporto. Allora, diciamo che come tutte le cose che si amano, quando le ami veramente, onestamente, non puoi anche far bello, no, di, da una parte di elogiarla, ma anche di sottolinearne gli aspetti critici. Quindi amo molto il posto in cui sono nato e cresciuto, anche perché ci vivo attualmente, continuo a vivere in Calabria, però ovviamente entro anche in attrito con tutta una serie di cose e di negatività che ci sono, e che è giusto sottolineare proprio per amore, no? Noi siamo una terra che a volte è stata rappresentata sempre in un certo modo, quindi c'è una naturale, no, tendenza delle persone a cercare di guardare il bello, no? Però a volte questa tendenza, che trovo corretta, no, nel dire non parliamo sempre male, fa perdere di vista il fatto che comunque il male c'è e che quella cosa va comunque in qualche modo tenuta a mente. Ecco, poi che si strumentalizzi in un modo o nell'altro, che sia un campanilismo di nord e di sud, questo è un altro discorso, però bisogna rimanere sempre critici, non nel senso negativo, ma proprio critici, non essere acritici, quanto sennò diventa un, non è un amore, è un fanatismo. Detto questo, quando ero qui, pure per me, non solo è stato un, no, un momento importante, perché l'università è un momento proprio di vita per chi si muove fuori sede, no? È proprio un momento in cui ti confronti con altre realtà, con una convivenza, con, cioè devi anche, no, capire dei meccanismi che ti costringono a stare con delle persone anche che non conosci, quindi entri proprio in una modalità che è completamente diversa. Però devo dire che nel mio caso, siccome sono finito in una casa con 6 calabresi, che il più delle volte non andavano neanche a lezione, ma che rimanevano sempre in casa. Sì, loro, io ho sempre frequentato, io mi sono chiuso in casa con loro per il primo anno, un ricordo bellissimo di quell'anno, ma un ricordo in cui posso dire di essere stato più in Calabria di quando stavo in Calabria, perché avevamo solo prodotti calabresi in casa, c'era questo rituale del pacco che ormai è era classico e tramontabile, perché non ne staremo neanche a parlare perché è scontato di dare il pacco, però era reale, lo stereotipo reale, e poi perché si parlava spesso, insomma, c'era, è ovvio che come, per questo è molto importante, questo lo dico forse come spunto al di là dell'aneddoto, quindi può essere simpatico o meno, è molto importante, per me è stato molto importante per capire chi si muove da altri contesti, da altri luoghi molto più lontani e arriva qui, quindi va anche compresa non solo la difficoltà di integrarsi con una cosa, ma anche la naturale tendenza un po' a chiudersi, perché l'ho fatto anch'io quando sono arrivato qui, e quindi mi rendo conto non solo della sensazione di trovarmi, nonostante fossi, non è che fossi andato in America o fossi, però la naturale tendenza a cercare, no, di trovare la sicurezza in un momento in cui ti senti solo, sei uscito da casa che c'hai 18 anni, non hai idea di cosa sia il mondo, di chiudersi nelle proprie certezze, a volte l'identità diventa una certezza, anche in quel caso, senza che questo poi diventi una chiusura. Poi nel corso del tempo ho conosciuto anche pugliesi e solo gente del sud, però sono stato molto contento della mia esperienza, proprio perché mi ha insegnato non solo a capire quali erano i punti di forza e di debolezza della realtà da cui venivo, perché questo è molto importante, no? Per esempio a Siena ho scoperto che le strade possono essere anche senza buche, ho capito tante cose, che è anche il mio limite nel guardare il mondo e anche nello scontro, per carità, cioè pure è stato bello quando mi sono scontrato con un'altra forma di campanile e magari dallo scontro poi è venuto l'incontro, quindi sono molto felice del fatto che al di là degli studi universitari diventa proprio un'esperienza secondo me umana necessaria, quindi io dico soprattutto ai miei nipoti, perché non ho figli, di uscire, di andarsene, ma non perché devono abbandonare, ma perché è importante che si guardino intorno e poi magari tornano a casa con una consapevolezza maggiore. E questo tema del viaggio, del partire, che poi forse è uno degli altri temi, perché tu scrivi nella presentazione del disco, vivo stabilmente a San Fini, che è un piccolo paesino in provincia di Cosenza, poi racconti un po' perché, però molti di questi dischi,
almeno si intuisce che molti di questi pezzi sono nati anche a Milano. Ora, Milano con noi terroni, per virgolette, è in qualche modo New York, no? Allora è un punto di fuga cercato, un punto di fuga necessario, perché o è una trovata, diciamo così, anche di marketing manageriale, perché a Milano c'è vero mondo. Certo, c'è sempre un mix di tutte queste cose. No, in realtà è perché semplicemente Matteo, che tra l'altro è toscano, Matteo Zanobini, che è il mio manager, è bello, io un impresario sarebbe bello dire. Esatto, la parola giusta. Il mio impresario vive a Milano necessariamente, perché Milano ad oggi è il posto in cui si muovono, diciamo, tutti i discorsi musicali e legati alla musica, quindi è normale che si cerchi di frequentare quel luogo. Io lo frequento a piccole dosi perché non mi piace stare troppo in un posto dove ci sono troppi addetti ai lavori. A me gli addetti ai lavori un po' alla lunga mi tolgono la poesia, quindi ci sto, è bello sapere, perché secondo me è molto importante essere consapevoli quando fai questo mestiere anche di quello che è dietro le quinte, però è stato funzionale anche a darmi la possibilità, volendo parlare del mondo attuale, di vivere in un contesto in cui spesso le cose che accadono in anticipo rispetto al resto d'Italia, no? Milano ha un po' questa funzione, un po' perché ha sempre avuto questo ruolo, un po' perché c'è un certo tipo di economia che gira intorno alle cose, di captare e di anticipare alcune tendenze, sempre perché c'è un'umanità molto varia. A Milano vedi delle cose che vedi solitamente nelle riviste, no? Cioè di gente che vestiti in un modo che, se fossimo al paese mio, sarebbero distrutti, umiliati, invece lì camminano tranquillamente senza problemi, e anche questo mi serve, cioè senso, mi serve perché se no non riesco a descrivere la realtà e vince sempre mio nonno, e non voglio far vincere sempre mio nonno, anche se è bello portare mio nonno con me quando vado a Milano. L'ho detto in un articolo che ho scritto per Il, che qui racconto la mia prima esperienza in un sushi brasiliano a Milano, e che era per me una cosa già, no? E poi ho scoperto che in realtà aveva un senso, perché sì, i giapponesi in Brasile sono molto presenti, eccetera, eccetera, però in realtà è sempre una cosa di moda, anche questa, la giostra milanese è bella per questo. Diciamo lo spicy uramaki, che ci sia tuo nonno che mentre sei lì con la caipirinha che dice: ma che cazzo stai facendo? Che cazzo ti sta mangiando? Perché lui mi dice proprio questo, io lo ascolto, però allo stesso tempo gli dico: fammi capire anche che cosa succede. Questo, in questo senso Milano mi ha dato una possibilità, che però sceneggiatore o filmmaker, perché il video del primo pezzo che... Tutto mi ascoltate. Il primo pezzo è su YouTube. Hai visto il video? Che vorrei trasferire, cioè il fatto che anche mi sono innamorato dopo anni di pregiudizio delle serie televisive, no? Per anni sentivo tutti questi amici a cena, era l'argomento, che poi è terribile quando parlano delle serie, tu non ne sai una, no? Allora c'è chi, che so, parli di Twin Peaks, di Don Matteo, cioè quelle che conosci, il maresciallo Rocca, però non funziona, no? Allora hanno cominciato a torturarmi con questa cosa perché non ho visto Breaking Bad, e lì ho detto: Dario, sei un fesso. Quindi mi sono subito, ma non l'ho detto solo quella volta, mi sono subito premurato, avendo molto tempo a disposizione grazie a questo mestiere che ti dà la possibilità di non fare nulla tutto il giorno, di farmi delle grandi scorpacciate di serie televisive, che
sono per me una forma di narrazione tutt'altro che di intrattenimento e basta. Cioè l'ho visti proprio come un'integrazione al libro per me, non tanto al cinema, perché secondo me è una forma diversa di narrazione, proprio perché sfrutta la lunghezza della cosa. Quando da quello mi sono spostato anche sui corti, ho avuto la fortuna di partecipare come giurato assolutamente qualificato ad un festival di cortometraggi bellissimo che fanno in Calabria, la Guariba, ad Amatea, e questi qua mi hanno fatto vedere un sacco di videoclip musicali che però erano molto narrativi, cioè non era il videoclip classico con la band che suona, c'è una storia, cioè non era il playback video. Quello mi ha ispirato molto, mi sono innamorato di una serie di video, anche diciamo forse il video più bello è stato quello degli Arcade Fire Afterlife, e ho detto facciamo un video, perché secondo me poteva essere per me anche il tentativo di sperimentare una scrittura diversa da quella delle canzoni. Quindi è bello anche che, volendo rimanere nel presente, un artista non si limiti solo a quello che gli viene naturale o per cui è riconosciuto, ma proprio a mettersi in gioco anche con la possibilità di fallire, perché il video insomma non era di facile realizzazione. Poi ho avuto la fortuna di lavorare con Giacomo Trini, che è il regista, che è un regista bravissimo, e quindi aiutato da lui abbiamo realizzato questa cosa. Però mi sembra utile che una persona che vuole comunicare oggi, visto che le persone sono il pubblico e multitasking, e quindi io vedo, utilizzo sempre i miei nipoti, sia perché sono gratis, sia perché soprattutto sì, sia perché mi danno un riferimento del mondo che verrà, vedo che loro fanno 5-6 cose contemporaneamente, capito? Quindi che giocano e contemporaneamente ascoltano musica, poi aprono su YouTube, e l'aspetto dell'immagine per loro è fondamentale. Allora ho detto proviamo a fare questa narrazione e vediamo cosa succede. Mi sono divertito tantissimo perché non avevo il patema d'animo che ho quando invece realizzo i dischi, per cui temo per loro più che altro che mi cimenterò di nuovo in questa cosa, in un film colossal sulla mia esistenza meravigliosa, perché io sono un fotografista, regista, direttore della fotografia e via via. La verità. E poi tra l'altro guarda questa immagine come sa di un uomo che guarda sembra lo spot pubblicitario in un'azienda di quelle fanno energie rinnovabili, c'è sempre un uomo che guarda il sole che gli sta dando energia, il colore verde sopra, rumori, tipo l'energia che ti rinnova. Sì, semplicemente sono lì che faccio finta mentre c'è un fotografo, faccio finta di guardare, sto pensando, c'è sempre meno una legge, ma che sta facendo? Vado a fare il pezzo. Vai! Questa montagna e poi ti fermi al primo ristorante e non ci pensi più. Te ne sei accorto, sì, che tutto questo riso calcolato toglie il sapore pure al cioccolato e non ti basta più. Che non serve a niente mostrarti sorridente negli occhi della gente, e che non me la serve proprio come serve la felicità. Te ne sei accorto, sì, che passi tutto il giorno a disegnare quella barchetta per e non ti butti mai,
ci credi di più. Grazie a quale è nata la canzone, grazie a quale ti è venuta l'ispirazione.
diciamo. Ah, ok, di un'altra canzone, quindi. Qualsiasi canzone. Qualsiasi canzone. Ok. C'è un'altra domanda. E poi basta. Grazie. Ciao, allora io volevo chiederti prima una piccola premessa. De André, citando Croce, diceva che fino a 18 anni tutti scrivono poesie, poi o sono poeti o sono cretini, io preferisco definirmi cantautore. Questa è la premessa. Riguardo al premio Nobel per la letteratura Bob Dylan, tu cosa pensi del rapporto tra i testi che nascono per una canzone e la letteratura? Come questo era semplice, come ho detto, ho una memoria, ho una rana da 128 metri. Dov'è? Vieni qui per farmi un incontro, aiutami, prego, abbigliettare. Questa ultima domanda, che facoltà fai tu? Lettere. Adesso darò una risposta confusa con tutte le domande. Diciamo delle aspirazioni o del vedersi in un determinato contesto, e in realtà io sono sempre stato molto, ho sempre coltivato la passione musicale in maniera abbastanza intima, nel privato. Non avevo una grande passione, però non mi vedevo in realtà, un po' perché, per quanto io possa sembrare estroverso, c'è una grande timidezza di fondo che adesso fortunatamente ho capovolto, no? Però diciamo che non avevo l'idea di farne sicuramente un mestiere, anche perché venivo da una famiglia che mi ha sempre dato la possibilità di coltivare la passione, però mi ha sempre detto rimani con i piedi per terra. Tant'è che io ho fatto economia e commercio, mi sono laureato in economia e commercio, a riprova del fatto che magari non ho mai pensato di anche, che ne so, coltivare questa cosa da un punto di vista accademico. Non ho mai pensato a DAMS, non ho mai pensato a facoltà umanistiche, ma c'era come l'idea che questa fosse la mia parte, come dire, di piacere personale, però c'era un pragmatismo che veniva gioco forza dalla mia famiglia. Quindi non c'è stato un momento preciso, forse il momento è arrivato, ho sempre suonato però, non è che non lo facessi, però non ho mai pensato. Il momento forse è stato alla fine dell'università, perché ho cominciato a lavorare, facevo musica per cartoni animati, ho cominciato a lavorare in quell'ambito e avevo dei piccoli riscontri. Allora io non ho mai avuto grande certezza in me, mi sono sempre fatto alimentare dai riscontri altrui. Via via che aumentavano i riscontri mi adeguavo a quella posizione. Anche il primo disco che ho scritto, io l'ho scritto assolutamente senza nessuna ambizione, proprio per me erano canzoni che potevano rimanere in quel disco e andarla a suonare nei locali chitarra e voce. Poi via via che gli scontri aumentavano ci credevo pure io, mi sembrava che l'inganno stesse funzionando, quindi con l'imbroglio. Per cui non posso dire di aver avuto un momento in cui mi sono alzato la mattina e ho detto no, voglio fare il mio. Io non credo che ce l'abbia nessuno in realtà questa illuminazione sulla via di Damasco. Penso che è una cosa che pian piano coltivi, e poi magari c'è un momento utopico, per me è stata la scomparsa di mio padre, in cui è l'esistenza che ti cambia completamente la visione, e quella cosa, se sei onesto, si trasferisce nelle cose che fai, in quello che scrivi. Quindi prima che pensare alla musica devi pensare forse proprio a rivedere il tuo schema mentale sulla vita. Sulle canzoni ti dico che molte canzoni, non moltissime, ma in questo disco l'ho tenute fuori, e la scelta dipende molto dal focus, cioè
in questo disco volevo parlare di alcune cose, le cose che non ci stavano, anche se per me erano belle canzoni, le ho tenute fuori. E devo dire, in alcuni casi le ho tenute fuori anche per rispetto degli altri colleghi, perché sennò veramente il disco diventa un capolavoro irraggiungibile. Poi è irraggiungibile, poi la stagione si alzava lo standard. Poi detti a Pino, quindi questo mi pare aver risolto, grazie. Poi c'era la domanda su... mi ricordo, era sul discorso del premio Nobel, che insomma si spero di ritirare più presto. Non andrò neanche io, ti dico la verità. Quando Patti Smith ci siamo già parlati. Guarda, è una tematica molto, che sta molto a cuore secondo me a chi è un amante della letteratura, no? Questa cosa di capire la canzone che cos'è. Perché per molti la canzone ha una funzione che ha sicuramente a che fare con la letteratura, però io sono della scuola per cui la canzone è canzone, sia perché la forma ha un certo tipo di, no, come dire, di regole da seguire e secondo me deve mantenere la sua funzione, quella funzione di rapidità emotiva. Poi è ovvio che ci sono canzoni e canzoni, che ci sono canzoni che somigliano molto ad opere letterarie o che decontestualizzate dalla musica stanno in piedi, però secondo me la forza della canzone è proprio che è l'insieme di una serie di cose, tra cui non ci dimentichiamo la voce di chi canta, perché alcune cose sono proprio, e qui mi lancio proprio per farti capire che sono metatestuali, perché arrivano secondo me oltre il significato intrinseco delle parole, la musicalità, l'intenzione di chi la canta, la musica che c'è sotto riempie di un significato che forse la lettera scritta e stampata letta non avrebbe. Quindi la vedo proprio come una cosa a sé, che però ha una dignità per me altissima, così come è una dignità, cioè in Italia abbiamo questa difficoltà a riconoscere la dignità, così come il fumetto ha una dignità secondo me pari, quindi assolutamente le trovo cose che possono stare insieme, e non per forza devi dire che la canzone è letteratura per darle una dignità maggiore, ce l'ha già per sé. Per quanto riguarda... un altro aneddoto che mi chiedevi riguardo al disco, ti dico, c'è stato un momento particolare, ho fatto un concerto tra l'altro molto bello in un teatro, era un concerto benefico in cui ho cantato una canzone del mio repertorio che si chiama Il Giovane Mario. Mentre la cantavo, io di solito chiudo gli occhi per concentrarmi un po' di più e perché c'è un po' di pudore a cantare le cose, ho aperto gli occhi e avevo, diciamo, le prime file, stavo raccontando questa storia popolare, no? Molto popolare, molto legata, e avevo queste prime file tutte impellicciate. E questa cosa mi ha colpito, mi ha fatto sorridere, perché mi sentivo un po' strano, no? A cantare una cosa che doveva essere per... Cioè, c'era un attrito sostanzialmente dentro di me, e quel piccolo avvenimento mi ha fatto pensare a una frase contenuta in un pezzo che si chiama Secondo Me, dove dico: se canti il popolo sarei anche un cantautore, sarei anche un cantastorie, ma ogni volta i tuoi concerti non c'è neanche un muratore, che ovviamente è un'estremizzazione, perché non chiedo ancora la professione di chi mi viene a seguire, però era anche un po' per fare una critica del tutto bonaria anche a me stesso, al fatto che spesso via via che si fanno delle cose ci si chiude a volte, spesso e volentieri, in contesti in cui si raccontano delle cose e sembra quasi una forma di narrazione distaccata visto il contesto, e quindi è paradossale, insomma diventa un paradosso. La prima domanda era come ho fatto a spostarmi dal particolare al generale. Ti dico che non lo so, nel senso che semplicemente mi sono detto in questo disco che volevo descrivere una condizione molto personale, e volevo farlo senza utilizzare
alcuni stratagemmi che in passato mi avevano caratterizzato. Quindi ho detto: non devi essere ironico per forza, non devi per forza fare l'episodio leggero perché sennò ti senti troppo pesante, non devi parlare per forza, ci devi mettere per forza la ballata romantica dove tutti cantano sognanti, se non ti va, non perché sia un peccato, perché non mi andava in quel periodo. E quindi ho cercato di essere quanto più possibile onesto con il periodo che stavo vivendo. Quella cosa ha portato poi, sai, si fa sempre male a spiegare come vengono fuori le canzoni perché le banalizzi in realtà, e quindi c'è una componente razionale, ma c'è anche una componente di cui devo dire che è anche una fortuna, che spesso vai a prendere le cose da una parte di te di cui non hai consapevolezza, e meno male, perché non c'è il cervello e evidentemente non c'è la parte cerebrale, ma c'è qualcos'altro che emerge prepotentemente. Quindi, per concludere questa liturgia brunoniana, sì, secondo te la facciamo? E direi di sì. Ok, va bene, ripetiamo insieme, diciamo. Secondo me. Guarda, mi sto vestendo un po' da prego. No, ho notato che però ancora non hai la coreana, cioè sei con le... un po' indish, ma che sì. Indish. Indish. Indish, perché un po' indio, un po' indish. Okay. Secondo me c'è una ragione anche i vegani, ci cazziamo per i cani abbandonati, poi ci cazziamo di insaccare, un po' da là, parliamo sempre di Salvini, di migranti e clandestini, ma in un campo di rifugiati non ci hanno visto mai. Secondo me non è che devi esagerare, con la lotta al capitale, ogni tanto ci perdiamo, pure al centro commerciale, non lo so che disgusto, sono disonesto e criminale. Ma d'estate si sta fresca e puoi sempre parcheggiare, yeah. Secondo me, io vedo il mondo solo, secondo me. Secondo me, io scrivo il mondo solo, secondo me. Chissà com'è, invece il mondo, questo da te. Secondo me prendiamo troppa medicina, andiamo troppo dal dottore, anche se solo da quello. Se c'è una cosa che mi fa spaventare del mondo occidentale, è questo imperativo di rimuovere il dolore. Secondo me ci siamo troppo borghesini e abbiamo perso il desiderio di smarcarci un po' di stile. Se canti un po' sarai un cantautore, sarai anche un fantastore. Ma ogni volta che non c'è, che non c'è neanche un muratore. Secondo me, io vedo il mondo solo. Secondo me, questo è il mondo solo. Secondo me, chissà com'è, invece il mondo è stato a te. Chissà com'è, c'è il mondo visto da te. Secondo me, dato che siamo 18 anni, ci vogliamo bene, che dormiamo insieme, ma che ci serve un prete messo con me, se c'è una cosa naturale, è doversi dare un bacio davanti a un pubblico ufficiale. E... secondo me, io vedo il mondo solo.
faccio fare della porta lì. Allora, il tour all'università tutto bene, continua. Domani sei all'università di... No, domani no, ma dopodomani sarò all'università di Cassino. 2 febbraio Politecnico delle Marche, 6 febbraio Università di Cosenza, 14 marzo Università di Padova, però il tour parte? Il tour parte il 24 febbraio da Udine, saremo diciamo qui in zona, saremo a Firenze il 17 di marzo. E poi lo porteremo a Siena. Grazie ancora a voi!